Un po' più brioso, grazie. Sono le 8 di mattina, ci siamo alzati alle 6:30. Ok, vabbè, ciao Carlos. Ciao. Buongiorno carissimo Giampi. Allora, adesso siamo a Monreale, di fronte al Duomo. Ah, vedi, non ero solo una chiesa. Il Duomo di Monreale che devono, hanno detto che è così bello, sono un sacco di mosaici, potrebbe essere uno spettacolo. Poi visiteremo Palermo. Vai Silvia, vai. Con, super, visiteremo penso anche il mercato Ballarò e alcune chiese, il museo diocesano di Palermo, guidati da Don Rosario. Mangeremo e il pomeriggio andremo al Braccuccio. Oggi incontro, stamattina incontro con? Con Don... Qualcuno, con Don Don qualcuno di qua. Del Duomo che ci illustrerà le bellezze del posto. Ok, grazie Silvia, arrivederci. Dunque siamo qui questa mattina, freschi di giornata, per poter visitare il Duomo di Monreale. Monreale è una città famosa solitamente per il formaggio, però anche questa struttura in arte gotico romano, gotico barocco romano, greco e araba. E niente, stamattina non abbiamo ancora fatto colazione, tra un po' picchiamo lì, però ci addentriamo per la visita. Signor Luciano, una dichiarazione, appena usciti adesso dal Duomo. Allibito, senza parole, sconcertate, bla bla bla. Però vorrei che aspetto che Don Paolo ci inviti alla Basilica dei Fiesi. Scemo, tanto vieni un po' in chiesa, che poi te la spiego, la Basilica dei Fieschi, vedi, poi facciamo i furbi, no, dal punto di vista artistico, teologico, insieme. Figura di merda di Lucio, è andata, di verbi. Cosa ne pensa di questa considerazione del suo parroco? Nonché frecciata. Istiga, è un provocatore. Un provocatore, basta. Vignolo è intervenuto Vignolo, cosa ne pensa lei? Una risposta a tono. Arrivederci, grazie. Ciao. Attenzione, adesso c'è uno sguardo inquietante. Ta 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 ta. Ciao. Salve, siamo di studio aperto. Cosa ne pensi della situazione logistica, del traffico piano urbanistico, nonché sociale di questa Sicilia? Il problema di Palermo è il traffico. Ciao. Guarda qua i cocomeri. Cocomeri, vabbè. Ciao. Tipico piccio o colombo. Monrealnese, tipiche oche o piccione, cogornine e tipico gallette in mezzo al pollaio. Ciao. Allora, alza la voce. Ho la pancia alquanto piena. Di cosa? Sapessi. Di voglia di vederti? No, di canolo siciliano. No. Che bastarda! Che stile, che bastarda! Non lo mai. Allora questa parte si dovrebbe affacciare, questa è la Lorella. Ciao Giampi. Dice che è caldo. Però Giampi ti ha comprato una cupola, molto... Una cupola? Da cornistoni. Una cupola? Una cupola. La cupola. Ciao. Riassunto della giornata. Allora, oggi è stata una giornata intensa, a differenza delle altre giornate che sono state menose. Infatti non abbiamo fatto niente. Ma praticamente oggi siamo stati a Monreale, abbiamo iniziato con alimentare l'anima attraverso l'arte e la storia della Sicilia. Abbiamo trovato un sacerdote molto disponibile, un po' campanilista, che ha dichiarato addirittura che la chiesa di Monreale è meglio della chiesa di San Pietro, che lui è meglio del Papa, perché basta. Già è sufficiente, poi, direi. Siamo, dopo aver alimentato l'anima, abbiamo alimentato la pancia con... Prima siamo andati anche qua. Prima abbiamo mangiato cornetto su Monreale. Scusi, dimenticavo un particolare. E poi siamo venuti giù in cattedrale e in cattedrale abbiamo visto un affascinantissimo, lunghissimo museo. Ovviamente non ne potevamo più. Penso di portare la voce di tutti. Giustissima. Nel senso che 2 ore effettivamente sono state un po' abbondanti.
poi abbiamo visto la cattedrale, deturpata da alcune cose, ci sono delle cupolette che non c'entrano niente, nel 700. Il 700 è un'epoca che sarebbe da abolire dalla storia dal punto di vista artistico, ma no. È riuscita a infangare anche una cattedrale così bella. Questo lascia imparare agli architetti, per favore. Non è... Abbiamo lucubrato insieme al sacerdote che ci ha accompagnato, che sarebbe, potrebbe, una soluzione potrebbe essere mettere alcune cariche, caricare la mafia di mettere alcune cariche, far saltare volete un polone, in modo che così almeno si riforma. Poi siamo andati al centro Padre Nostro, lì abbiamo visto una realtà che è diventata onlus, associazione, ci sono lasciato alcuni interrogativi. Abbiamo lucubrato anche di politica e adesso ci apprestiamo a incontrare il vescovo. Siamo un po' emozionati dall'incontro. Ho provato in pulmino a ipotizzare delle domande da fare. Abbiamo incaricato almeno tre ragazze. Ah, questo è una news. Coraggio di effettivamente andiamo a intervistare le ragazze. Andiamo a intervistare le ragazze. Grazie, signor Vignolo. Prego. Salve signore, abbiamo saputo da recenti informazioni che voi sarete le incaricate a porre le domande al vescovo. Sì, sì. Vi sentite emozionate? La prima è già scappata. Vi sentite emozionate? Ma io in realtà sono stata rimproverata perché non ho fatto una domanda al signore della casa. Ma non ci siamo mica solo noi, ci sono anche tu. Ma vabbè, noi dalle ultime news sappiamo che una, due e un attimo e tre saranno le incaricate comunque a fare parte delle domande al vescovo. Lei cosa ne pensa, Chiara, di questo incarico che le... Eh? Però abbiamo trovato, allora... No, stia un attimo zitta. No, io non ho trovato una domanda, ci provo a farla. Oh, attenzione, attenzione, dichiarazione shock, ripeta la frase, grazie. No, ripeta la frase, è stata una dichiarazione molto, ma molto importante. Prova, va bene. Oh, wow, Attenzione, attenzione, abbiamo scoperto un'altra news. Euro a Carozzo se fa questa domanda al vescovo? Ah, per adesso ce la può dire Carozzo. No, no, Carozzo, Carozzo ci darà la domanda. Se il vescovo di Costantinopoli si disarcivescovo costantinopolizzasse, se si disarcivescovo costantinopolizzeresti anche tu? La figura non ce la faccio io perché l'ha tirata fuori queste menti. Grande menti abbiamo qua. Carozzo deve solo avere la faccia come il culo di farla. Carozzo, non lo farà. Pensaci non lo, tu, non tu che sei l'unico. Ci pensi, ci pensi, ci rifletta. Ci rifletta. Ci rifletta, signor Carozzo. Ciao. Preso conto della giornata di ieri, a causa di questa dimenticanza del Poruzzi che non ha potuto caricare la batteria della macchina della telecamera. Allora, ieri era giovedì, innanzitutto. Bene, grazie. Ci siamo svegliati leggermente più tardi, qualcosa di sonno in più. Sì. E da quel momento siamo partiti per... Oh, porca miseria. Che abbiamo fatto ieri? Ah, siamo andati... Caritas. Ah, giusto. Siamo andati in centro, a Palermo, la Caritas, all'asilo visto della Caritas, in cui abbiamo parlato con uno psicologo e un assistente sociale, innanzitutto. Psicologo, se lo teniamo. E, diciamo che era particolare l'asilo in quanto l'utenza era prevalentemente quella di migranti, di famiglie migranti. Ci hanno parlato di tutto, di come arriva una famiglia, di quello che prova, cioè di quello che... Probabilmente di fare il ballerino. Di quello che invece si può, diciamo, l'asilo dà, per la presenza del figlio, ma anche come gestione della famiglia, diciamo, no? E poi è subentrato proprio il presidente della Caritas, che ha fatto un discorso, diciamo, teorico, sul ruolo dei laici all'interno della Caritas. Interessante, ma abbastanza complicato, diciamo. E è andato anche a rotta con quelli del centro Padre Nostro. Però non sicuramente più ragione, perché Padre Nostro. Comunque, andiamo avanti. Di Padre Nostro, una ramata d'acqua. E siamo andati... Ma è aperto, ce la scrive dentro, però non posso. Siamo andati a... Vediamo, scusi, secondo tempo, vada. Siamo andati da Padre Scontato, che è un grande, che ci ha parlato della sua proposta. Lui è uno che propone, che analizza e propone, quindi all'interno del quartiere ha cercato quali sono i bisogni della gente e ha cercato di dare una risposta. Fondamentalmente finalmente è l'unico che è andato un po' a scardinare quello che era il nodo della questione, cioè alla fine non c'è lavoro e l'unico che mi dà lavoro è la mafia, è inutile che mi stia a dire tante belle parole e se devo campare vado a chiedere un lavoro da loro. Lui ha cercato di smontare un po' questo meccanismo e offrendo possibilità di lavoro, è stata aperta una pizzeria, è stato aperto un ristorante, una taverna, è stata aperta un'agenzia di viaggi e oltre a questo, diciamo, questione del lavoro è stata messa in risalto anche questa della formazione dei bambini, delle persone, e è andato a chiedere alla scuola quali erano i bisogni, chi erano i bambini a rischio, chi erano i bambini che hanno bisogno, e ha cercato di fare dopo scuola, di seguire questi bambini. E poi ha fatto il referendum, che sarebbero referendum su questioni di ogni tipo, tra cui anche se i padri di famiglia possono o meno diventare preti, e se i preti si possono o meno sposare. Diciamo, l'uomo più a sinistra che io abbia mai incontrato in questo paese. Bene, io a me è piaciuto un casino. No, dai, diciamo che è stato un gran democratico. E poi siamo andati a mangiare in una taverna buonissima, in cui io ho obbligato tutti a non mangiare il pesce, perché a me non piace il pesce, e quindi ho obbligato.